Fatto del giorno, buona serata, ben trovati insieme per un'ora per parlare di attualità e politica come sempre. Per voi la possibilità di chiamare in diretta il numero che comparirà in sovraimpressione. Diteci la vostra, ci sono davvero delle notizie interessanti anche in vista delle elezioni che ci saranno, quantomeno a livello elettorale, non tanto per il singolo comune perché sono amministrative, però delle cose su cui discutere. Vi presento Simona Benedettini, torna a trovarci, di Fare per fermare il declino, grazie di essere qui. Buonasera. Partito che si fa vedere poco, ma c'è, lei ce lo garantisce. Quando, ci siamo, c'è ci siamo. Poco fa c'è stato il congresso nazionale che ha eletto la nuova direzione nazionale, quindi siamo tutti pronti a ripartire. E ci l'unica siamo. Cosa è che attendiamo che diciate qualcosa, perché siete un po' silenziosi. Cioè, no, dite, no, ci no, siamo, no, però presto, non dite niente. Molto presto usciremo, molto presto usciremo il 7 e l'8 a Perugia con un evento nazionale in cui riprenderemo di nuovo a parlare di politica. Timidamente, ma non smettono di farsi sentire, gli amici di Scelta Civica, Roberto Biolchini della provincia di Milano, grazie. Buonasera. Di essere qui. Per nulla timidamente invece la Lega Nord dice la sua, Gianmarco Senna. Voi invece, cioè, anche col ministro, l'amico Morelli che si è messo a inseguire il ministro per farsi stringere la mano, è diventato un caso Morelli nazionale. Chiedeva educatamente solo di salutare il ministro. Poi noto che ci sono dei pregiudizi. Prendiamo atto, dobbiamo discuterne. Invece torna a trovarci, e qui merita un minimo di chiacchiera, Carmelo Tindiglia, Italia dei Valori, che ci conferma che il partito esiste. Oggi abbiamo fatto un po' una marcord, però per voi no. Esiste l'Italia dei Valori, e che fa? Perché non si sente più Di Pietro, cosa fa? Intanto buonasera a lei, buonasera a tutti. Ma noi non abbiamo mai smesso di esistere. Diciamo che la stampa, i media preferiscono altre notizie che beh, anziché parlare dei candidati col simbolo, no? Ma noi ci siamo. Domenica, lunedì si vota in tanti comuni, siamo presenti in tantissimi comuni, in alcuni comuni da solo con la nostra lista, con i nostri candidati sindaci, in altri comuni siamo in coalizione, quindi ci siamo. Ci siamo e il 28-30 giugno faremo anche noi un congresso nazionale, quindi continuiamo ad esserci. E Di Pietro però non sarà più Di Pietro, no, non sarà, ci sono cinque persone che hanno presentato una mozione per diventare segretario del nostro partito, e Di Pietro non è tra questi cinque. Vabbè, insomma, abbiamo detto un po' quello che è il parterre degli ospiti di questa sera. Per voi, come detto, il numero in sovraimpressione, la notizia è questa qui, ovvero che il governo ha trovato la prima intesa sull'abolizione del finanziamento ai partiti. La seconda parte del titolo, sono sul Sole 24, riguarda il rinvio dei bonus al 50-55%, parliamo di edilizia, parliamo di edilizia verde in qualche caso, ristrutturazione in qualche altro, ma stiamo sulla prima parte, quindi sull'abolizione del finanziamento ai partiti. Una notizia che è già stata commentata anche da Beppe Grillo, che sul suo blog commenta la cosa come una scelta elettorale, cioè l'idea di dare una bomba elettorale, diciamo, proprio pochi istanti prima che le elezioni inizino, e quindi una scelta di quella che lui chiama il PD-L. Ora, non so come la vedete voi, però questa intesa in effetti è un passaggio forte, sulla quale intesa pare che già Berlusconi ci stia un po' mettendo il cappello dicendo: vedete, l'avevamo detto che l'avremmo fatto, ecco che è arrivata la nostra idea. Biolchini, via. Ma credo che non solo Berlusconi avesse nel proprio programma elettorale la rivisitazione dei finanziamenti pubblici. Bisogna fare attenzione, io insisto su una questione. Abolire tout court i finanziamenti per me è rischioso, nel senso che il rischio è che poi la politica la possa fare solo chi ha i finanziamenti per farlo, e non invece, cioè lei invece chi non sarebbe ha il per merito, chi ha la passione per impegnarsi concretamente. Questo bisogna evitarlo. Poi, viste le degenerazioni degli ultimi anni, è chiaro che andava rivista tutta la situazione, però tenendo ben presente la possibilità di accesso a chiunque. Perché la spiegazione completa riguarda anche di questo accordo, se riusciamo a far vedere ancora l'iPad dove sto guardando, c'è lo spazio, cioè le novità stanno nello spazio alle erogazioni dei privati,
e le norme sul sostegno non monetario, e quindi ci sono altri tipi di sostegno. Quindi non vuol dire che la politica, ovviamente sappiamo che ha dei costi, ma evidentemente vengono rese possibili altre forme di finanziamento. Senna, che ne pensi? Vabbè, questa ormai è la strada sicuramente maestra da seguire, perché sennò no, vorrebbe dire che da queste elezioni ci abbiamo capito un po' poco. Maroni si è espresso per quello che riguarda la Lega già 2-3 settimane fa, dicendo che anche noi come partito bisogna alleggerire la struttura e andare verso una forma di autofinanziamento che noi già in parte abbiamo, perché tutti i militanti della Lega con qualsiasi carica, dal consigliere di zona al parlamentare o viceversa, anche altre cariche amministrative, danno il 20% al movimento, più c'è la tessera, più noi da questo punto di vista siamo un po' più avvantaggiati, perché abbiamo una struttura molto radicata sul territorio e abbiamo una militanza che lavora per quella parte di sostegno economico. Sicuramente negli anni si è degenerato anche da noi, è inutile negarlo, e si è creata una struttura troppo pesante. Non è più il tempo per quel tipo di politica, per quel tipo di mondo. Maroni l'ha capito. Cioè, secondo lei è giusto, è la strada maestra. Io sono convinto che anche, mi sono dimenticato il tuo nome. Bielchini diceva che è l'opposto. Ha le sue ragioni, perché poi c'è un rischio al contrario, perché comunque la politica ha dei costi. Poi purtroppo, come si fa sempre nel nostro paese, si è degenerato in tutte le maniere. Però cerchiamo di trovare un giusto equilibrio, perché se no domani d'accordo. Ci troviamo solo una categoria. Mi viene da sorridere, perché qua abbiamo letto due cose. Una, l'abolizione del finanziamento ai partiti, adesso è come dire se si vuole bene la mamma, no? Sono d'accordo tutti, no? Siamo d'accordo. Alfano è più d'accordo degli altri, vi faccio vedere, perché dice l'eliminazione dei contributi era nel nostro programma, altro impegno mantenuto. Adesso, va bene, adesso, poi c'era la detrazione, poi non si vede, ma sono stati anticipati 2 miliardi per le solite regioni del sud Italia, Lazio, Sicilia, Puglia, per il pagamento, per andare a sistemare i conti sulle sanità disastrate. Adesso io non voglio fare una polemica, però continuiamo ad andare a criminalizzare la Lombardia, che è l'unica regione che ha i conti della sanità in ordine, e ogni volta che si guarda al meridione, a determinati tipi di regioni, la situazione è disastrata. Che cosa si fa? Si dà lo zuccherino perché sono tutti contenti, e dietro il cappello di un qualcosa che è legato all'abolizione del finanziamento, ci piantiamo dentro un paio di miliardi per la sanità. Benedettini, che ne pensa? Perché qui a questo punto il dibattito per l'opinione pubblica è questo, cioè è una vera abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, oppure è una mano di fresco tanto per dare le risposte elettorali che la gente si aspetta? Guardi, mi auguro che sia una scelta effettiva. Fare per fermare il declino aveva messo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti nel proprio programma, noi viviamo solo di autofinanziamento. È una scelta che mi trova d'accordo, perché può creare sicuramente degli ottimi incentivi per un partito che si fonda solo sull'autofinanziamento ad essere credibile e quindi a reperire così le risorse. Quando mi si dice questo spinge poi a far politica soltanto chi può permetterselo, potrei citare numerosi controfattuali. Oggi non mi sembra che in Parlamento siedano operai né tantomeno persone con basso reddito, questo semplicemente perché... Insomma, però ricordiamoci che per far politica ci vuole un alto costo opportunità, quindi rinunciare a un reddito notevole perché è un impegno altrettanto notevole. Un'ultima cosa vorrei finire. Lo stipendio dei parlamentari, sappiamo tutti quello che è, in un momento di grossa crisi come questa, anche un segnale simbolico, no? Come questo, penso che possa assolutamente essere doveroso. Non è una questione, sono d'accordo con te, non è un problema, non stanno parlando di costo degli stipendi dei parlamentari. Il problema è che il costo di fare politica, di promuovere la politica, cioè se tu dall'altra parte, per farla semplice, hai un Berlusconi che ha una capacità e una potenza di fuoco enorme, sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista economico, e dall'altra parte tu parti e vuoi fare politica dal basso e non riesci a crescere e ad avere una struttura che si autofinanzia, perché comunque un discorso è fare giornate di spot pubblicitari, un discorso è andare in giro a fare gazebo, te lo dico perché io sono in un partito che fa molta militanza sul territorio. Per fermare il declino siamo attenti, perché poi un domani due soldini per cercare di portare avanti dei progetti servono sempre, però mi sembra che sia
si sia raggiunto su un'esagerazione, voglio dire, chiedere ai nostri parlamentari di destinare una quota parte del loro l'autostipendio a finanziare il partito, mi sembra doveroso. Sì, evidentemente negli anni non è mai stato necessario, perché tutti comunque, dai leghisti ma anche altri partiti, si tengono una parte di stipendio dei propri eletti al Consiglio regionale, piuttosto che arrivano i contributi per le regionali, arrivano i contributi elettorali, arrivano i contributi ai partiti e ai gruppi, eccetera. PDL e PD non tiene una parte delle... Beh, alcuni sì, tengo, poi ci sono delle amministrazioni, io so di, per esempio, qualcuno in regione, poi dipende dalla legislatura, non è una regola obbligatoria, qualcheduno si tindiglia su questo. Allora, vanno aboliti assolutamente i finanziamenti, ma non possiamo stare qui a decidere. Quello che ho sentito adesso è strumentale. Ci vogliono i costi per la politica, certo, la politica costa, ma ci sono tante entrate. Prima è stato fatto riferimento a cosa prendono gli amministratori, i parlamentari, i consiglieri regionali, i provinciali. Una parte di questo può essere senz'altro data ai partiti. Poi mi si dice che qualcuno, Berlusconi della situazione, perché ha una potenza di fuoco importante, potrebbe accaparrarsi un consenso enorme. Mi sembra che 5 Stelle, arrivando al 20%, arrivando a un consenso di circa 9 milioni di italiani, non ha messo sul piatto miliardi di euro. Quindi, con le idee condivise o non condivise, ma nel loro caso condivise, il consenso lo si può avere. Siamo nell'era delle comunicazioni, internet, i media, quindi politica si può e si deve fare in quel modo. Senza soldi. Dopodiché vi faccio riferimento. Hanno già litigato proprio sui faccio soldi, riferimento. Ma scusate. Intanto questa, così come ha detto lei all'inizio, potrebbe essere solo fumo negli occhi, perché qua non si parla né di date né di quanto. C'è questo disegno di legge. Nel momento in cui vedremo il disegno di legge nero su bianco, potremo dare credito a quello che hanno in mente. Grillo pensa questo che sia l'ennesima. Sì, perché non l'abbiamo fatto. Dopodiché abbiamo paesi, e qui non ci inventiamo niente, gli Stati Uniti, dove c'è il finanziamento dei privati. Sì, però il finanziamento dei privati, che lì sono le lobby, condividere o non condividere, è tutto trasparente. Se io do all'amministrazione certo, è trasparente, tutto io posso andare a vederlo. Sul questo finanziamento dei privati, perché è interessante, gli Stati Uniti vengono sempre presi come esempio, lì il meccanismo elettorale è tutt'altra cosa, quindi è difficilmente comparabile come il campionato di calcio con quello di basket, però l'idea che viene è sempre quella. Breve telefonata, pronto, chi c'è in linea? Pronto, tocca a lei, abbassi la TV gentilmente, chi parla? Adesso arriva. Pronto, dica. Abbassi la televisione, signora, prego, dica. Sono Jacopo. Jacopo, dica Jacopo. Deve abbassare la TV, facciamo così, riprendiamo Jacopo dopo la pubblicità, breve interruzione, la prima, poi torniamo in diretta, voglio sentire la vostra voce, anche quella di Jacopo che ci sentirà per bene tra poco, 2 minuti. Allora, il fatto del giorno parla di questa prima intesa del governo, che viene già vista con sospetto, l'abbiamo detto, da Beppe Grillo, sull'abolizione del finanziamento ai partiti. Questa la notizia, questo il dibattito su cui stiamo chiacchierando. Pronto, chi c'è in linea? Buonasera, sono Francesca. Buonasera, dica. Senta, desidero sapere, mi va bene questo discorso del finanziamento, parla di finanziamento, la trasparenza. Sì. Avverrà trasparente, sapremo tutto di tutti i soldi che vengono dati, primo fatto. Poi, oltre il mancato finanziamento, il trattamento di fine mandato e vitalizi sono compresi? Beh, no, io mi sento di dire, non ho i dettagli, ovviamente si tratta di una bozza, ma non c'entra nulla questa cosa, ecco, perché quello è i partiti, quell'altra è il trattamento del singolo eletto, quale che sia la carica. Sono tutti i soldini nostri comunque. Signor Fumagalli, Mi permette di chiedere una cosa a Senna? Dica. Signor Senna, buonasera. Buonasera. Forse lei è l'unico leghista che io stimi. Non amo la Lega, ma lei mi sembra una persona per bene. Allora, Morelli. Ce ne sono altri, ce ne sono altri, glielo posso assicurare. Beh, sì, un paio, sì. Morelli ha avuto i suoi 5 minuti di celebrità. Non può andare ad incontro da ministro con il giubbotto da Fonzi, non invitato,
e fare le sceneggiate, piantiamola lì, non siamo sul pratone di Pontida. Ma signora, mi perdoni, vabbè, senta, dica, dai. Guardi, io conosco personalmente Morelli e so che comunque è una persona, un ragazzo come si deve, che fa politica con molto passione. Tra le altre cose è un consigliere comunale e le posso garantire, qua lo possono sottoscrivere, che non sono persone che vivono nell'oro, perché se nel migliore delle ipotesi riescono a guadagnare 12.000 euro all'anno. Questo è più o meno. E lui fa veramente politica sul territorio. Poi noi... come partito non siamo molto eleganti, non lo siamo mai stati. No, Morelli probabilmente andrebbe anche alla sua prima comunione col giubbetto. Così, col giubbotto. Che salutiamo. Poi dall'altra parte mi è sembrato che comunque un atteggiamento del ministro, a prescindere dal colore della pelle... Non usciamo dal seminato. Morelli, difesa d'ufficio, sì. Benissimo, ha fatto quello che voleva fare. Però non mi sembrava una cosa... Abbiamo detto partiti che vengono in qualche modo depotenziati, se questa è la notizia, ma poi da qualche parte i costi della politica ci sono. La trasparenza, chiedeva la signora, giusto, perché se poi mettiamo insieme un meccanismo magari privato, la trasparenza, voi avete fatto Come fare per fermare il declino, molto dibattito sulla trasparenza, scivolone finale prima delle elezioni, e va bene, però su quello avete almeno delle basi, no? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto della trasparenza un nostro cavallo di battaglia, è ovviamente fondamentale, se poi ci andiamo a basare sui finanziamenti privati, che sia garantita la trasparenza sulla provenienza e anche destinazione poi di queste risorse. Vuol dire che il partito X riceve dovrà rendicontare non solo mensilmente, cosa che anche noi ci auguriamo di fare, tutte le spese effettuate, ma rendicontare di volta in volta la provenienza delle risorse che arrivano spese, al partito. Spese, entrate e quant'altro, così dovrebbe quindi essere. Dovrebbe essere così, cosa che mi augurerei dovrebbe essere già così, insomma. Pronto, chi c'è in linea? Stefano? Sì? Sì, ciao, sono Jacopo. Ecco di nuovo Jacopo, ben trovato, prego. Eccoci qua, scusa, eravamo andati qui in pubblicità, quindi non ho fatto in tempo. Cioè, poco male, non poco avevo male. Fatto in tempo a formularti la domanda. Di. Ma ho saputo che hai gente nuova. Ho saputo come che hai ospiti. Gente nuova, che vuol dire? Che stai dicendo? No, cioè hai visto che c'è gente che non hai mai visto? Sì, Bene, viva. E quindi? Non ho capito una cosa. Qual è l'argomento che state trattando? Perdono. Jacopo, però lei era lì già prima della pubblicità, quindi e sta pure scritto, cioè che c'è uno stop al finanziamento dei partiti secondo una prima bozza del governo Letta. Mi si è distratto, Jacopo. No, ho capito. Ecco, la domanda era questa. Stavo cadendo. Ecco, la domanda era questa qui. Pronto? Jacopo, lei mi fa il disturbatore telefonico di professione? Come quelli dietro le telecamere, ma lei lo fa per telefono? No. No, allora dica, dai, forza. Ok, ecco, la mia domanda era questa. Oddio, non la ricordo più. Ah, ok. Da quanto trattate questo argomento qua, più o meno? Cioè, nel senso, l'avete fatto anche altre volte? Jacopo, facciamo che ci risentiamo un'altra volta, va? Buona serata. Mi ha confuso Jacopo, non so a voi. Vabbè, dicevamo, la trasparenza sì, ma in quale maniera? Sarebbe incomprensibile, secondo lo statuto attuale anche dei partiti, no? Cercare di mettere insieme trasparenza in entrata, in uscita, una cosa incomprensibile. Intanto... i bilanci dei partiti sono pubblici, il problema non è nel bilancio, lì è fatta d'arte e nessuno di solito viene colto in castagna, ci sono altri mille modi probabilmente per eludere i controlli. Io farei un passo indietro, abbiamo detto i costi della politica, aboliamoli, assolutamente sì, però vediamo in cosa costa questa politica, perché mi manca un pezzo, perché se io ho un'idea da portare agli altri, probabilmente mi servirà una sala, fare dei manifesti, ecco, probabilmente lo Stato o chi per lui, l'amministrazione comunale, provinciale, regionale, se invece di darmi dei soldi sotto finanziamento mi mette a disposizione dei locali, io ho risolto il mio problema bypassando il finanziamento. Allora, la politica costa, c'è un elenco di roba da fare per diffondere un verbo, un'idea o un programma, che mi si venga incontro in questo.
A questo punto i finanziamenti potrebbero veramente sparire. Beh, però ha ragione, diceva anche bene Tindiglia, no? Alcune esperienze come quella del Movimento 5 Stelle raccontano un'altra storia. Si possono fare nella modernità solo adesso, non sì, si con numeri importanti, 8-10 milioni di persone. Esatto, quindi avvicinare una persona adesso e far passare un messaggio non è più costoso come un tempo si potrebbe teorizzare, no? Quindi dovrebbe adeguarsi anche la legge che norma questo. Ma su quello sicuramente... Oggigiorno esistono degli strumenti, vedi i social network piuttosto che i blog. Grillo credo che ne abbia uno che è ai primissimi posti a livello mondiale come persone che lo seguono. Ma il problema non è solo quello, è che esistono anche degli strumenti tradizionali che continuano a essere utilizzati. Prima si citavano i manifesti piuttosto che i volantini, piuttosto che andare per strada nelle piazze con gazebo eccetera, anche questi hanno un costo e per fare politica, ripeto, o alle spalle c'è una struttura che è in grado di supportare. Però non è mica obbligatorio, cioè non è che uno deve fare politica per forza. Sembra l'idea che state facendo passare che la politica deve essere pagata in qualche modo perché ha un costo e quindi non dovrebbe essere così. No, attenzione però, distinguiamo tra i costi della democrazia perché qui si fa un po' di confusione. I costi necessari per fare politica da i costi della cosiddetti costi della politica, almeno. Io distingo questo. Ma, insomma, che negli ultimi anni ci sia stata una degenerazione e che qual è il nome? Si siano interloquiti anche tra voi così, qual è il nome giusto? Cioè, vogliamo chiamarli per nome questi costi della politica? Perché il gazebo è il gazebo. Un gazebo costerà 10 euro, 20 euro e uso per anni. Abbiamo appena detto che un network... Non credo che costi 10 euro. Ma io vorrei anche un attimo... Sì, no, prego, ma poi interloquite perché sennò sembra veramente davvero che parliamo su Marte. Cioè la politica dei costi, quali sono? Se il costo del volantino, ci sono delle realtà locali che se le pagano da soli. Però per esempio, ragazzi, qua continuiamo a parlare di costi, non si parla di qualità della politica. Perché il problema è che se noi avessimo della qualità della politica non discuteremo di costi a questo punto. Il problema, diciamo le cose chiare, abbiamo una classe dirigente che è scandalosa da tutti i punti di vista, che ha portato negli ultimi 30-40 anni il paese sempre degenerando. Adesso il problema dei costi è diventato attuale. È vero quello che dice il signore adesso in questo momento, i costi per fare comunicazione si sono abbassati. È una tendenza perché sono cambiati i mezzi di comunicazione, però vi posso garantire che le campagne elettorali che quattro nella Sud America fatte sui social network iniziano ad avere dei costi che sono più eccessivi, perché naturalmente dopo un po' gli investimenti aumentano, aumenta anche il costo della comunicazione, perché deve avere dei professionisti, deve avere degli specialisti. Beh, è anche vero però che Grillo va visto nella distanza, quando va visto è necessario sull'effetto. La politica è capace di spendere poco, per esempio le ultime elezioni raccontano di dati molto più bassi, no? Benedettini, interrotto prima. Però voglio dire, se vuole la politica spende meno, se vuole stare col braccino corto, sta col braccino corto, mette pochi manifesti e fa altri sistemi. Ma noi lo diciamo, è impossibile, questo... no? Benedettini. No, bisogna fare anche un altro distinguo, mi sembra che questo sia più un problema che riguarda i partiti nascenti, come di nuovo fare per fermare il declino, adesso che PDL e PD mi vengono a dire che per loro è un grosso problema rinunciare al finanziamento pubblico ai partiti quando i parlamentari godono di l'autostipendio, mi sembra un po' paradossale. Però... ricordo una cosa, che fare per fermare il declino ha organizzato in febbraio un anti-meeting in zona Fiera con 4.000 persone intervenute, totalmente autofinanziato. Ed è altresì vero che oramai la politica è un connubio di incontri fisici ma anche di incontri sul web, non solo Grillo ma anche per esempio di nuovo Fares ha già lanciato questa piattaforma che è Liquid Feedback per diffondere poi il messaggio attraverso canali che sono quelli più moderni, che riescono anche a coinvolgere, no? Più giovani, sono anche più democratici, perché poi diceva però prima... siamo una nazione di anziani, ricordiamoci anche questo. Sì, siamo una nazione di anziani, però, rispondo al telefono, però... me lo consentite? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, chi parla? Sono Chivilò Roberto. Prego, dica. Sì, niente, io ho un'informazione. Siccome noi abbiamo preso, siamo stati assorbiti dai francesi, e il TFR ce lo devono dare. Ci hanno risposto l'INPS di Bergamo che con i nostri soldi possono fare quello che vogliono. Questo voglio sapere io, come mai? Non ho capito qual è l'azienda o la cosa a cui... Allora, siamo stati assorbiti. Chi? Dobbiamo prendere il TFR di Bergamo.
a Bergamo il TFR, l'INPS ci deve dare il TFR. Ci hanno risposto che i nostri soldi del TFR, praticamente, se sa quando perde il posto di lavoro, la liquidano, no? Cioè gli danno il TFR, no? Ma sa che io faccio fatica a comprendere qual è la sua domanda. Cioè è stato assorbito, chi è stato assorbito? È un'azienda, la sua azienda è stata assorbita da un'azienda francese. E cosa fa la sua azienda? Non lo posso sapere, immagino. Comunque è stata assorbita per una ragione che non sappiamo. Il TFR ve lo deve dare l'INPS e adesso vi dice che non ve lo dà, giusto? No, non ce lo danno perché devono tappare altri buchi. Ma i nostri soldi, scusate, dove vanno a finire? Beh, il TFR è dovuto a prescindere, dove stia è roba sua e nessuno glielo può levare. Poi nello specifico capirà che mi viene difficile darle una risposta che abbia un criterio, un raziocinio, mi capirà su questo. L'importante, l'importante è che voi sappiate che schifo sta diventando. Va bene, grazie, grazie della telefonata. Grazie. Prendiamo, estrapoliamo un senso da questa telefonata, cioè la rabbia delle persone che personalmente si vedono aumentare, come dire, la piccola tassa. Oggi il Comune di Milano delibera in giunta sull'aumento eventualmente anche dell'IRPEF comunale, insomma queste piccolezze qui, il lavoro che manca eccetera, e i partiti che decidono sulla loro testa sul finanziamento di se stessi. Certo. È questo che dà fastidio, certo. No? Evidentemente. Certo. Prima cercavamo di mettere a fuoco quali sono o quali potrebbero essere i costi della politica. Una volta c'erano le sedi, c'erano i funzionari, c'erano le cene. Adesso le sedi sono vuote, i funzionari nella stragrande maggioranza dei casi sono licenziati. Quindi questi costi della politica non ci sono più. Cioè, finiamola di dire che la politica ha bisogno di costi, di soldi, perché altrimenti continueremo a far risorgere dei soldi per la politica. Chiudiamo questa cosa qua, siamo tutti d'accordo, però facciamola. È una di quelle cose in cui tutti diciamo che siamo d'accordo. Si può legiferare una legge del genere in mezz'ora, si fa la legge, un passaggio alla Camera, un passaggio al Senato, dopodiché i costi spariscono, se ce ne fosse veramente volontà. O altrimenti potrebbe avere Grillo o chi, come lui dice, è solo pubblicità con scadenza a breve. A questo anche Crimi si allinea e dice su Facebook è una sparata di fine campagna elettorale. Vedete, Crimi. Questo Crimi lo dice, che è sempre smentiamo. 5 Stelle. Poi parla del presidente Letta. Noi abbiamo già studiato, scrive il capogruppo, in attesa che anche il governo studi per trovare la soluzione, possono sempre votare le nostre due proposte, eccetera eccetera. Vero è che in effetti la tempistica non è mai un caso in politica, il fatto che arrivi proprio oggi non si può immaginare essere così una casualità. Non so, voi come la leggete? Ha ragione il 5 Stelle. A pensare male si fa peccato. E si farà anche peccato, però no. Guarda un po', domenica e lunedì si vota in tante amministrazioni, 95 comuni d'Italia. Voglio dire, adesso, a prescindere da questo, tutte le elezioni sono importanti, ma non stiamo parlando di elezioni strategiche proprio. Adesso che poi dopo in politica non accada nulla per caso, e magari piuttosto che proporla settimana prossima l'hanno anticipata a questa, sicuramente sì, ma il problema è che stanno cercando di cavalcare un'onda che ormai non è più possibile non cavalcare. Cioè, diciamoci le cose chiare, perché se nessuno avesse detto nulla, tra 20 anni saremmo ancora qua a dare gli stessi soldi. Dice, un giorno o l'altro andava detto, però certo, proprio oggi, certo. No? Cioè, se Grillo pigliava, sinceramente, detto sinceramente, e lo dico dall'altra parte, se Grillo avesse preso il 2% non si toccava neanche il finanziamento dei partiti, e lo dico come parte in causa, bisogna essere anche intellettualmente onesti. Ma sicuramente Grillo ha rappresentato, certo, Grillo ha fatto capire che c'è un problema, bisogna infatti affrontarlo, bisogna perché poi sono imbarazzanti per tutto il resto, e ha cavalcato perché si continuano anche a guardare gli scontrini e per il resto il paese va a rotoli. Ma infatti ha cavalcato anche questa, doverosamente, certo, questa protesta. Hanno fatto la loro parte. Però c'è anche da dire che, guarda caso, i grillini, la prima cosa su cui si sono seriamente certo separati è sui costi della politica, nel senso che vivere a Roma si sono resi conto che forse per quella parte che riguarda la diaria, in un certo modo a Roma, ci aggiungo, perché secondo me è fondamentale. Però non entro nel merito, no, non ci sono mai romani, stato, non lo dicono, so. Scusate, magari però, c'è gente che sta. Vivere a Roma si sono resi conto che costa, no? E quindi un affitto, mangiare,
girare. Infatti la lite è andata proprio su quello che era un loro cavallo di battaglia, si è frantumato. Però mi sembra che si perda sempre in questa politica sempre più autoreferenziale di vista qual è l'opinione dei cittadini. Se non vado errata, correggetemi, c'è stato un referendum per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti in cui i cittadini si sono espressi favorevolmente. Teniamo in considerazione anche questo, perché questa politica sta diventando sempre più autoreferenziale. E poi ciò che è importante, è vero che a pensar male si fa peccato, gradirei che qualora questa promessa non fosse rispettata, gli stessi cittadini che sono sovrani imparassero qualcosa di nuovo sulla credibilità di questa classe dirigente. A dirlo è il presidente del Consiglio dei Ministri, non è uno che passa via. Presidente del Consiglio dei Ministri, espressione di un partito che quando si è parlato di abrogazione del finanziamento pubblico, perché di uno solo non sarebbe vero. Io non sono proletta, ma dopo Monti mi sembra già grasso che cola. Che c'è stato il cambiamento, non stava dicendo, da finanziamento. Io purtroppo, diciamo, a pensar male ci si azzecca. A me un altro dubbio viene, perché buttarla lì? Ma non solo perché si vota, questo per me, perché non hanno risposte in questo momento da dare agli italiani. Quindi buttiamo lì un problema, ne parliamo qualche settimana e poi settimana prossima ne parleremo di un altro. Poi parleremo dell'Europa, poi parleremo... Cioè ieri Squinzi, il presidente di Confindustria, ha detto che il Nord è al collasso. E oggi cosa mettiamo? Il finanziamento ai partiti. Invece lo Stato dovrebbe dire, non è vero Presidente, tu ti sbagli, perché noi da qualche settimana, da un mese, abbiamo questi programmi, poi si potrà anche sbagliare, ma queste sono le scelte. L'Italia andrà in questo senso, con questo creeremo probabilmente 100, 200 mila, un milione di posti di lavoro. 0-0-0. Sono d'accordo e aggiungo a questo, ne parliamo nella seconda parte, che la seconda parte del titolo con cui abbiamo aperto, e quindi il rinvio sui bonus che altrettanto è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, va ancora, come dire, a mettere una toppa a una situazione dove se uno ha fatto una spesa ci spende un po' meno perché avrà delle detrazioni maggiori, ma non è un vantaggio a livello lavorativo, non è di crescita bloccando quei bonus, blocchiamo... Volevamo andare a pubblicità, adesso ne parliamo su questo, dai. Quindi rinvio dei bonus e ribadisco ancora, il tema è questo, il finanziamento dei partiti sarebbe bloccato da qui a poco se viene confermata la notizia. Breve interruzione. In diretta al Fatto del Giorno, di nuovo telefonata da casa, pronto, chi c'è? Pronto, mi chiamo Mozzare Giancarlo, chiamo da Lecco. Prego Giancarlo, dica. Io vorrei rispondere a quel signore lì che ha detto che quelli che vanno a Roma a fare la politica no, hanno un sacco di spese di qua e là. E perché non gli dice gli operai che devono pagare l'affitto, devono pagarsi il bus e tutto con 1.200 euro al mese? Cosa devono fare gli operai? Io la vedo un po' come lei, adesso, poi dopo, non semplifichiamola troppo, però Biolchini aveva detto questo, no? Mi sembra che parlando del 5 Stelle diceva si sono accorti loro che loro sostenevano che si poteva abolire tout court la diaria, i rimborsi, e adesso invece hanno discusso loro sul fatto di tenerlo. Io non dico che sono favorevole o meno. Dico che il Movimento 5 Stelle, la prima grande discussione di massa all'interno del gruppo che è avvenuta, è sulla diaria. Si sono resi conto che anche prendere appartamenti insieme... Giancarlo, è ancora lì? Sì, sono ancora qua. No, perché io immagino, come la vede lei, per esempio, questo dell'abolizione dei partiti, poi le notizie sono di stipendi in effetti molto alti, lei, se ho capito bene, parla per esperienza personale, invece dove deve mantenere una famiglia con uno stipendio magari modesto rispetto alle cifre che vediamo dei signori eletti, no? E questo un po' che la fa arrabbiare. Come reagisce a questo? Allora, io vorrei dire una cosa. No, io sono 41 anni che lavoro, faccio il fabbro, picchio il ferro dalla mattina alla sera e non mi vogliono mandare in pensione, no? Io sono da solo, ho una bambina piccola da mantenere, no? Sono dovuto venire via da Milano perché non riesco più a mantenere la mia casa che mi sono comprato, no? Adesso vivo a casa di una persona a Lecco per il lavoro, no? E ditemi voi cosa bisogna fare, non lo so, adesso qua dove sono mi ha messo in cassa integrazione,
sono 5 mesi che non prendo lo stipendio, 5 mesi, ditemelo voi come la gente italiana può andare avanti, quando al governo c'è la gente che prende i 20, 30 mila euro, poi quando vanno via, ritornano ancora, sono sempre quelli, sempre una ruota che gira ormai, no? Per me la politica vuol dire soldi, sì, tanti sì, soldi. Sì. Sì, chiaro, no, chiaro, chiaro, lei ha fatto un quadro molto, molto preciso. Colpevole la politica, oltre, a parte sono state delle riduzioni dei soldi presi dal singolo, a mio avviso è colpevole forse di poca lungimiranza, quella che dicevamo sulla non programmazione, cioè se il politico prendesse anche 50.000 euro al mese, bene se si inventa qualcosa che certo, serve a tutti, certo, ma questo tipo di annunci, quello che abbiamo fatto vedere, il rinvio dei bonus, sono palliativi, servono per il tempo di essere poi esauriti in qualche modo, no? Non c'è un programma, Tindilli. No, ma qua andiamo peggio, qui ancora peggio. Allora, rinvio dei bonus lì sull'edilizia, come dire, 5-6 mesi li teniamo, stiamo parlando di edilizia, ma di piccola edilizia, cioè una stanza sì, in più, una parete, il giardino. Ora, l'edilizia è qualcosa che se io, come Stato, metto giù 1 miliardo, mi diventa moltiplicatore, perché se io ristrutturo questo studio, mi lavoro il falegname, il piastrellista, l'imbianchino, l'elettricista, certo, quindi metto soldi in movimento, come posso pensare di dare un termine? Andiamo, facciamolo, buttiamolo, quindi queste cose qua sono ancora confusione, uno Stato che non sa dove va a parare, dove andrà a parare. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buonasera. Buonasera, Luca da Legnano. Vai Luca. Allora, il discorso è questo. Innanzitutto io non sento mai parlare della globalizzazione, dei tetti di importazione all'1 gennaio 2008 che sono caduti e hanno messo in ginocchio praticamente l'industria italiana, nonché quella europea. Si vedrà col tempo che passerà. Ricordiamoci che noi dagli anni 70 abbiamo quello che si chiama lo statuto dei lavoratori. Noi abbiamo messo in condizione i nostri imprenditori di praticamente scusate, sono un po' emozionato. No Luca, stava andando benissimo, sì. Allora, il discorso è questo, è come se dobbiamo fare una gara in due persone, Europa e altri paesi, i cosiddetti BRIC, Cina, India, dove non sanno neanche cos'è un socio dei lavoratori, non sanno neanche cos'è la cassa malati piuttosto che l'infortunistica. Ricordiamoci che ci sono industrie dove tu arrivi, ti misurano la febbre, hai 37,5 di febbre, te ne vai a casa, non sei neanche pagato, ma senza andare lontano, ricordiamoci che qua vicino c'è la Serbia. No, ho capito cosa dice, cioè lei dice un'economia che deve ristrutturarsi non può guardarsi solo sulla punta delle scarpe, ma deve avere una visione un po' più completa. Il problema è che noi non vediamo neanche fino alle nostre scarpe, quello che mette un po' di angoscia. Senna, poi vado da Benedettini, prego. No, in parte trovo il discorso giusto, nel senso noi abbiamo aperto... ci siamo aperti ai mercati internazionali con la globalizzazione, probabilmente non eravamo ancora pronti. È normale che se tu vai a competere su prodotti da valore aggiunto dell'operaio con i mercati internazionali, soprattutto con ai tempi era l'Est Europa, ma ormai è caro l'Est Europa, parliamo con l'Asia, dalla Cina, ma adesso ci sono posti tipo la Cambogia, il Bangladesh, abbiamo visto una disgrazia incredibile, dove non c'è nessun costo di onere sociale, non ce la farei mai. Qua c'è un mix di colpe. Un po' di colpe ce li hanno alcuni imprenditori che non hanno comunque investito in tecnologia e non hanno creato prodotti ad alto valore aggiunto. Delle colpe ce li hanno i sindacati che hanno sempre protetto determinate fasce di lavoratori senza pensare ad altri. Una grossissima colpa ce l'hanno i governi, ma qua parlo di governo europeo, dove noi abbiamo preso a tutto tondo come se il liberalismo fosse la panacea di tutti i mali e ci siamo accorti che abbiamo creato, abbiamo delocalizzato molte volte quando non ce n'era neanche la necessità, mentre le nostre aziende migliori, medie aziende a un certo punto sottocapitalizzate, queste sono date, sono state acquistate dai tedeschi, sono state acquistate che sono nostri competitori, sono nostri competitori. Non è fortunatamente queste famiglia, non hanno delocalizzate perché ci sono delle specializzazioni tali che da determinati distretti non le puoi spostare. Chiedo a Benedettini che si occupa anche di economia, questo abbiamo preso l'esempio del rinvio dei bonus piuttosto che il rinnovo della cassa integrazione, tutte cose necessarie ma non che possono essere sbandierate come un programma, sono
necessarie come è necessario lavarsi la faccia la mattina, non è il programma della giornata, quello è l'ABC, no? Prego. Sì, ma infatti vogliamo parlare del reale problema di questo paese dove a cui il signore che ha chiamato prima drammaticamente ci ricordava. Noi siamo un paese in cui l'ultimo trimestre del 2012 abbiamo pagato in media un'imposizione fiscale pari al 52%. Questo governo ha intenzione di dirci cosa intende fare, vale a dire se dobbiamo morire di tasse in questo paese, poste dal nostro, accentuate insomma dal presidente Monti in precedenza, vogliamo anche un po' parlare di tagli alla spesa che sono necessari per far quadrare i conti. Come si può pensare che un operaio che già guadagna quel poco che guadagna, certo, debba inoltre pagare per quell'imposizione fiscale che abbiamo noi al 52%? Certo. Cioè questo vuol dire che metà del mio reddito va nelle casse di uno Stato che inoltre non si fa responsabile della destinazione di quelle risorse verso i suoi cittadini. Poi, non è il 52% perché non mettiamo i costi della burocrazia. Se io metto il tempo che io perdo per stare dietro, io parlo di imposizione, potrei raccontarvi n situazioni, una di settimana scorsa, proprio del quotidiano, perché fosse solo il 52%, certo, uno dice anche ho incassato parliamo, 100. No, non solo, parliamo di IRPEF, parliamo dell'aumento dell'IVA, parliamo di tutta quella tassazione occulta, se così vogliamo chiamarla, che abbiamo nelle tariffe per esempio del gas e dell'elettricità. Possiamo pensare di andare avanti così senza che questo governo, e qui termino, si pronunci su quale è il suo programma in fatto di abbassamento dell'imposizione fiscale e riduzione della spesa? Se ne è parlato, ma non è ancora arrivato granché. Ma io sono pienamente d'accordo, cioè sulle analisi credo che ormai tutti siano d'accordo che occorra intervenire. Il problema è che fare in questo contesto. Certo. Cioè, è troppo facile continuare a dire le cose non funzionano. Sono pienamente. Vorrei capire chi di noi non è d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Però mi chiedo, il problema per esempio, sono le ricette. Tenendo conto delle situazioni a livello europeo, dei problemi del nostro deficit, delle problematiche legate al contesto industriale italiano. Non possiamo pensare di ridurre il rapporto debito-PIL se non pensiamo seriamente ad un programma di riduzione in posizione fiscale in parallelo con la spesa. Letta abbia in mente qualcosa. Anche Monti aveva in mente niente. Questo. Ricordo il presidente Monti. Ragazzi. Infatti anche Monti aveva ereditato a sua volta una situazione che era pregressa. Abbiamo 4 milioni e mezzo di dipendenti statali e non possiamo permettercelo. Ma io mi chiedo, visto che insomma lei, se non sbaglio, è vicino al presidente Monti o vado errata. No, è vero. Mi chiedo che fine ha fatto il piano Giavazzi. Il professor Giavazzi è stato incaricato di redigere un report che io ho letto in cui parlava di ridurre tutti i sussidi inefficienti, quindi non to cure, inefficienti alle imprese. Una riduzione che avrebbe portato ad una crescita dell'1.5% del PIL in due anni. Mi auguro che venga ripreso dall'attuale governo. La vendita degli immobili che si va a fare per 500 caduta la linea. Allora, pubblicità, ci vediamo tra due minuti. Signori, in edicola, 1,90 euro c'è benessere, nuovo numero, lo abbiamo conosciuto, apprezzato. La mia terapia spirituale, dice l'attrice Margosi Caponci, guarda che bella che è, che sta in copertina, la salute con l'anima, poi le tante rubriche, mal di schiena, ricette, quant'altro, benessere, il mensile San Paolo è in edicola a 1,90 euro, ve lo consiglio. Dicevamo, la ricetta del governo Monti dove è finita, si domandava. Io mi auguro che sia ripresa questo governo. Di ricette ne abbiamo sentite tante. Poi però, il governo Monti. Però la medaglia a noi ce la dovete dare, perché siamo stati primi nel famoso novembre 2011 a dire ragazzi, guarda il sondaggio di Linea d'Ombra cosa dice. Il sondaggio di Linea d'Ombra questa sera lo trovate su telenova.it, Linea d'Ombra in onda dalle 20.30, si domanda stop a IMU e soldi ai partiti, perché c'è anche quello stop lì, che è uno stop che dura 3 mesi e poi punto di domanda. A chi serve? E allora dice alle tasche degli italiani, a tenere insieme il governo, non male questa seconda, a far ripartire l'economia oppure a niente, votate se volete su telenova.it. Noi dobbiamo dire la nostra. Ma se volete, a me la seconda non dispiace tenere insieme
insieme al governo, perché l'IMU non è un'idea che strutturalmente va a modificare la nazione, non mette benzina, non dà aiuto a questo Stato. È una cosa che certo che aiuta, ci mancherebbe. Assolutamente, anch'io voterei la seconda, senza dubbio. La situazione è certo che è complessa, però non possiamo più sentire dire c'è la crisi o abbassiamo le tasse di un punto, di due punti, di tre punti, possiamo introdurre anche il cuneo fiscale che non è stato toccato o scalfito, se non diciamo dove devono andare a finire questi soldi. Io sono convinto che c'è tantissimo da fare, si può fare tantissimo. Noi siamo, qualche anno fa eravamo la quarta potenza, la quinta potenza al mondo. Noi tuttora siamo la seconda, la terza manifatturiera in Europa, cioè l'industria manifatturiera in Europa. In Germania gli stipendi non costano meno dell'Italia. Probabilmente hanno politici che ragionano in un modo diverso. Quindi non c'è la concorrenza dei paesi del BRIC. Così come molto più importante del nostro. Come? Un welfare più importante. Un welfare molto più importante. Arriva di più. Schröder ha fatto una politica che ha perso le elezioni, ma è stata lungimirante, perché ha riformato certo, il lavoro. Però, finisco velocemente. Prima abbiamo accennato al governo Monti. Monti era un governo dei banchieri. Monti permetteva alle banche di prendere i soldi all'1% in Europa e darli quando li dava all'8%. Cioè, Monti bis ancora. Basta. Cioè, le industrie, le società, l'artigiano devono ripartire con i soldi, devono poter investire nella creatività, non ripagare debiti delle banche. E non vorrei citare Monte Paschi, perché a un certo punto ne abbiamo già scoperti quanto, 4, 5 miliardi, 6 miliardi. Bisogna purtroppo nelle nostre condizioni essere realisti e allo stesso tempo impopolari. Non si può parlare di riduzione della pressione fiscale senza parlare di riduzione della spesa pubblica, perché altrimenti i conti non tornano, il rapporto debito-PIL cresce, questo significa più interessi per noi, per le generazioni future, in un circolo vizioso che porta nuovamente ad altro debito. Quindi parliamo anche di quelle componenti di spesa tra cui sistema pensionistico e in particolare costi della politica, intesi anche come costi delle amministrazioni, mancata aggregazione delle province, tutte le consulenze inutili dei ministeri e così via, che sono le due voci, ricordo, che pesano più di tutte sul PIL, stando ai dati del 2010-2011. Pronto, chi c'è in linea? Buonasera. Chi parla? Mi chiamo Renato da Brescia. Renato, prego. Ascolti, io in questi giorni si parla tanto di questa benedetta IMU per la prima casa. Sì. Solo che io, chiedendo così ai miei colleghi, siamo tutti operai, di IMU mai nessuno mi ha pagato niente, nessuno, o pochissimo proprio. Sì. E non è che questa tassa ci interessa tanto a noi lavoratori. A noi ci interessa molto di più, tipo, detassare il metano, il gas del riscaldamento, la luce. Ha ragione. E altre cose. Inutile che la campagna continui a dire questa IMU. L'IMU la paga solo chi veramente ha i soldi, chi ha 3, 4, 5 case, e giustamente devono pagarla. Però chi ha una casa gli frega poco e niente. Lei ha perfettamente ragione, coglie il punto. A pagare l'IMU sulla prima casa sono comunque, l'IMU diventa un problema per uno che ha davvero un'importanza di patrimonio, anche fossero 2-3 case, quello che è sulla situazione standard, cioè una famiglia con una prima casa, l'IMU non è l'imposta che infierisce di più, diciamo, in un momento di crisi. Questo, no? Ha ragione, esatto. Si fa partita su perché è diventata una bandierina. Esatto, lì. Poi vuoi dire anche si parla tanto di spese, così. Anche noi operai, come diceva prima il signore, abbiamo le spese per andare a lavorare. Dacci un aiuto a detassare il carburante per noi, non so, uno lavora là, ci danno aiuto per andare, invece non lo fanno. Noi abbiamo i nostri 1.200 euro e lì dobbiamo arrangiarci a pagare tutto, non possiamo dettare questo, non possiamo dettare quello. Io le faccio un piccolo esempio: l'anno scorso mia moglie ha avuto un'importante operazione in bocca, diciamo, per aggiustarsi i denti al dentista, ha speso 12.000 euro, solo che è successo che mia moglie lavorava part time e poi, caso strano di giorno però non è strano, è andata in mobilità. Ho fatto denuncia dei redditi, cosa è successo? Che poi sto pagando anche il mutuo della casa, è successo che l'imposta che mia moglie doveva prendere da 7.30 era superiore ai soldi che lei ha versato, sì, e dunque mi ha dato molto meno di quello che dovevo prendere. A questo punto ho chiesto al mio commercialista, mentre si fa, e questo è proprio il paradosso della legge: più soldi hai e più prendi, perché a questo punto datemi un aiuto, spero 12.000 euro per aggiustarmi i denti, e non credo che sia una cosa
Non si fa tutti gli anni, certo. O le gambe, quelle cose. No, invece non ho potuto prendere tutta la detrazione perché mia moglie lavorava part time. Anche questa è un'assurdità. Certo, cioè, no, ma ha ragione il nostro amico, no? Senna? Sì, io sono convinto che prima, per carità di Dio, poi è bello dire aboliamo l'IMU, come è bello dire aboliamo qualsiasi tipo di tassa. Aboliamo tutte le tasse e poi sappiamo a chi era intestata la cambiale del governo per l'IMU, su questo è abbastanza semplice, cioè faceva parte di un progetto, non avrebbe mai potuto permettere. Solo un progetto. Di un progetto di prendere consenso, poi ne ha preso più di quello che si pensava, perché la capacità antropologica della sinistra di perdere le elezioni è risaputo. Io sono convinto che prima di pensare all'abolizione dell'IMU qualcuno gli si arrizzeranno i capelli che io non ho da casa, c'era da pensare a reinvestire nel lavoro, qua c'è da far partire quel meccanismo che poi permette di far partire tutta la macchina, manca qualsiasi tipo di lungimiranza. Volevo rifarmi alla domanda di prima, dal punto di vista simbolico sono convinto che il valore sia enorme dell'abolizione del finanziamento dei partiti, però se vogliamo proprio guardare le cifre in sé, i tagli, gli sprechi si annidano dove diceva la collega, perché abolendo il finanziamento dei partiti si toglie 1 miliardo, che sono tantissimi soldi, ma non è nulla in proporzione a dove realmente bisogna fare i tagli. Pensioni di invalidità, quelle che non dovrebbero esserci, posti della pubblica amministrazione che non dovrebbero esistere, però ricordiamoci che quando vai a tagliare c'è il rischio che determinate zone del paese abbiano delle tensioni sociali che non so come puoi gestire, perché diciamolo chiaro, la spesa pubblica si è gonfiata ed è servita per fare da ammortizzatore sociale, per far bacino di voti. Credo che nella situazione, ripeto, drammatica in cui siamo, non possiamo permetterci di continuare a essere sognatori. Se vogliamo riduzione della pressione fiscale dobbiamo pensare anche a come ridurre la spesa pubblica, non discorso di medio-lungo periodo. Cosa vuol dire? I veri costi della politica, quindi accorpamento delle province, riduzione delle consulenze inutili ai ministeri, privatizzazioni, per favore cediamo tutte quelle partecipazioni statali in aziende di Stato come Eni, Enel, Finmeccanica e così via. Iniziamo a ragionare seriamente su questo. Io credo siate tutti d'accordo su questo, cioè sono questioni cardine, d'accordo a livello amministrazioni, poi dopo su in alto. Non accorpare le province, abolire le province. Le province sono inutili e costose. Ma voi sapete che nell'abolizione delle province c'è il problema più grosso, che è il 90% dei costi, che sono i dipendenti. No, poi anche... non è vero. Le province sono un poltronificio e basta. Sai quali sono i quattro capitoli? Ma voi dove li mettete i dipendenti delle province? Te lo dico io. Sai quali sono i quattro capitoli di spesa delle province? I quattro grossi capitoli sono le strade, ma ci sono anche le strade. Ma le competenze le devi tenere, le porti alle regioni. Ecco, allora le strade puoi toglierle. Ma io le scuole, diamole, però attenzione, non è il risparmio. Ascolta, vero. Le scuole provinciali. In una provincia, la provincia può avere 100 scuole, ma i comuni ne hanno migliaia, quindi puoi spostarle. L'ecologia, ma ci sono già le aree. Vuoi una provocazione? Abolirei di più le regioni che le province, perché le province in teoria con le competenze giuste sarebbero accorpare. Più vicine al cittadino. Probabilmente alcune regioni vanno accorpate, per perché non hanno più senso. No, ma per carità di Dio, però non creiamo facili illusioni, perché la parola abolizione sembra che tu abolendo il finanziamento dei partiti, i grossi numeri sono da un'altra parte. Questa è la notizia che ci ha fatto aprire, vediamo invece quali sono le notizie che ha trattato il TGN in diretta dalle 19:15 con Paolo Pirovano nel nostro sommario, via. Domenica e lunedì si vota in 95 comuni lombardi, tra cui Brescia, Sondrio e Lodi. Alle urne anche gli elettori di 11 comuni in provincia di Milano e in 7 della provincia di Monza e Brianza. Continua la protesta degli aderenti al centro sociale ZAM, sgomberato a Milano mercoledì. Domani è in programma un corteo con partenza da Porta Genova. Rami e alberi abbattuti su auto in sosta e un pullman di linea, una persona ferita, una pensilina ATM schiacciata. Problemi alla circolazione stradale sono alcuni dei danni provocati dal maltempo a Milano. L'Inter ha comunicato ad Andrea Stramaccioni l'esonero dall'incarico di allenatore. In pole per la successione Mazzarri.
Allora, siamo in chiusura, al di là dell'esonero di Stramaccioni che vi ha colpito più delle altre cose, ci sono tante notizie. Io sono... Benedettini, ma lei mi si interessa di calcio. Sì, seguo, anche se non sono un'appassionata. No, perché è saltata sulla sedia. Non l'avrei mai detto, visto fare un subbuzzo, sembrava un ultra. Anche perché qua c'è un dottor Jack e Mr. Hyde. Domani, no, al di là della battuta, domani sarà giornata calda sulla questione dei centri sociali, avete visto, no? Già ieri, problemi. Però mi viene da ridere con i centri sociali, che colpa del suo mal pianga se stesso Pisapia, alla fine della fiera, tanto hai fatto per averli e adesso te li tiri. Tra l'altro Pisapia si è tirato fuori dal discorso perché dice erano neanche c'entrava il comune in quella vicenda dello ZAM, che è quello che ieri ha creato problema, neanche lo un giorno un discorso è protestare, un discorso è governare. Comunque Pisapia, domani piove forte, quindi questa è una cosa che magari abbassa un po' le teste calde, raffredda, mi dispiace veramente, raffredda le teste calde. Signore, abbiamo terminato il tempo, ringrazio Biolchini, Senna, Benedettini e Tindiglia di averci fatto compagnia, voi da casa come sempre d'aver chiamato. Weekend elettorale, vi ricordo che poi lunedì alle 18 inizieremo sempre con il nostro fatto del giorno, ma ovviamente con un'attenzione particolare a quelli che saranno i primi risultati delle elezioni amministrative, dalle 18 alle 18:30, poi gli speciali CISL e il resto della nostra programmazione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.